È già passato un anno, è un momento di bilancio per le attività che sono state svolte e per quello che ci aspetta nel prossimo futuro. È un corpo in piena evoluzione, c'è una normativa che sempre di più ci rende protagonisti della sicurezza in città e noi lo facciamo con piacere e con competenza. Quindi ci stiamo attrezzando con una serie di strumentazioni tecnologiche per poter meglio fronteggiare queste sfide e siamo tutti pronti per fare del nostro meglio per la città. Un ringraziamento alle donne e agli uomini della nostra polizia locale che spesso in condizioni difficili fanno un lavoro egregio, con competenza, con professionalità, con umanità e che rappresentano sul territorio l'amministrazione cittadina. La coperta non è corta, è cortissima. Però l'unico dato certo di fronte alle promesse di altri, di organici che in qualche modo si dovevano rafforzare e che invece sono rimaste parole, non sono seguiti fatti, noi siamo riusciti il 31 dicembre a immettere 53 poliziotti municipali in più, di cui 36 tutti nelle periferie ed altri a coprire organici che erano ormai completamente impoveriti. È una goccia, anzi io sono molto preoccupato perché le previsioni che abbiamo fatto in vista della quota 100 ci dicono che da settembre di quest'anno avremo un'ulteriore contrazione, visto che l'età media dei dipendenti comunali in generale, anche dei poliziotti municipali, si innalza sempre di più, andando attorno ai 60 anni. Un governo che non ha eliminato i vincoli finanziari, le gabbie normative, non riduce il debito storico, elimina la liquidità per i comuni, mette in condizioni alla fine di non poter assumere, quindi un quadro davvero preoccupante. Noi però non molliamo, anche se siamo in pochi, cerchiamo di fare il massimo e io pure stimolo sempre le poliziotte e i poliziotti della nostra polizia municipale a dare il massimo, a essere ben distribuiti su tutto il territorio, stare soprattutto per strada, stare soprattutto nei luoghi della sofferenza, perché poi la gente apprezza e questa è una cosa importante per la nostra città. Poi chiediamo al governo di cominciare a trasformare le parole in qualche fatto. Non posso non ricordare le visite recenti del ministro dell'Interno che aveva ricordato più poliziotti e più carabinieri. Continua a non risultarmi che questo rafforzamento degli organici per il controllo del territorio ci sia stato negli ultimi tempi, così come da lui promesso. Poche ore fa il salvataggio di bambini e di una famiglia che era costretta nelle fiamme in un incidente gravissimo, ma anche un grande impegno a questa professionalità. Infatti oggi i comuni italiani e tutti quanti noi, la Giunta, è impegnata nel dare più strumenti legati all'organico e quindi la necessità di un concorso, strumenti legati agli strumenti di lavoro. A questo corpo però oggi noi dobbiamo dare quella consapevolezza della centralità all'interno della vita della città, spiegare alla cittadinanza le funzioni che l'agente di polizia locale ha e soprattutto oggi è l'occasione, non lo facciamo mai durante l'anno, per ringraziarli, ringraziare quelle donne e uomini che a servizio della città di Napoli, in strada e non solo, realizzano un lavoro altamente difficile, molto professionale e soprattutto teso ad una continua voglia di migliorarsi e di essere a servizio degli altri.